There's a place in your heart, and I know that it is love. And this place is much brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough. Make a little space, make a better place. Heal the world, make it a better place for you and for me. Buonasera e ben ritrovati sulla terrazza caffè Il Principino. Un'altra serata insieme, un'altra serata di Via Reggio Incontri, la rassegna giunta alla sua settima edizione e ormai è diventata un appuntamento di eccellenza dell'estate viareggina. Ospite di questa serata è Paolo Brosio, giornalista e conduttore televisivo, che presenta il suo ultimo volume, Profumo di Lavanda, edizioni PM. Paolo Brosio, Profumo di Lavanda, la tua ultima fatica, che cosa racconta questo libro? Profumo di Lavanda è il mio percorso di vita dopo che ho incontrato Dio. E dopo il primo libro, A un passo dal baratro, Profumo di Lavanda racconta quello che mi è successo dopo questo incontro straordinario che mi ha colpito il cuore. E quindi la mia vita si è aperta a 360 gradi, per cui ho potuto vedere, ascoltare, sentire, parlare di cose che prima non riuscivo a vedere. Avevo una visione parziale della vita e quindi ci sono testimonianze, incontri, notizie, fatti che non sono neanche spiegabili razionalmente o scientificamente, che però hanno un riscontro immediato nella realtà. E quindi con questo libro mi sono reso conto che la preghiera effettivamente modifica la realtà. La preghiera è una cosa straordinaria che ci consente di fare cose che altrimenti non saremmo in grado di poter realizzare. Ecco, tutto nasce da questo famoso incontro a Medjugorje, dove hai incontrato Dio, dove hai incontrato la Vergine. Ecco, che ricordi hai di quei momenti? Sono ricordi importanti perché sono un po' la linea di confine della mia vita tra un mondo e un altro. Oggi riesco ad apprezzare due mondi, prima ne apprezzavo uno solo. Quindi Medjugorje è stato quello. Medjugorje è stata anche la salvezza da una situazione difficile mia e il rilancio di una vita umana, spirituale e professionale, perché anche la mia attività professionale ha avuto un impulso nuovo e molto fecondo, sia nello scrivere che nel parlare, sia nel fare televisione, sia nel scrivere libri. Ecco, la profondità dell'incontro con Dio mi ha dato una maturità straordinaria, ben al di sopra delle mie capacità, anche umane, professionali, e mi ha dato la possibilità di parlare, di scrivere in una maniera che non avevo mai vissuto. Allora, il tuo rapporto con Dio, con la fede, prima dell'incontro, in che cosa è cambiato? No, è cambiato, non è che è cambiato, è nato, perché io considero la mia fede come quella di un bambino di 2 anni e mezzo. Io sono nato come cristiano 2 anni e mezzo fa. Prima ero cristiano per famiglia, per anagrafe, perché mi ero battezzato, ma il battesimo devi vivere giorno per giorno. Io mi sono allontanato presto dalla fede dopo che avevo compiuto i 17-16 anni, insomma, ho cominciato a fare il mio lavoro, la professione, lo sport, il calcio, gli amici, la vita, il sesso, cioè qualunque cosa. Molte cose mi hanno portato lontano da Dio, molte cose. Ecco, adesso, vivendo questa vita, come vedi la vita di prima? Ma prima di tutto non devo rinnegare niente di quello che ho fatto, perché se ho fatto determinate scelte nella mia vita e anche certi sbagli o certe cose molto belle, tutto insieme ha contribuito a farmi arrivare a questo punto. Quindi
devo vedere tutte le cose con un grande affetto, con una grande... comunque è la mia vita, ecco. Non è che il libro, compri solo le pagine di un libro, quelle belle, devi prendere in blocco la vita, la devi prendere tutta. Oggi la vita per te che senso ha? Oggi ha un senso molto profondo. Non mi limito all'apparire delle cose, ma cerco di capirne la parte sia materiale che spirituale. E quando tu hai quando combaciano le due parti della vita, allora hai una visione totale della realtà a 360 gradi, cosa che io non ho mai avuto, o comunque pensavo fosse quella la visione globale, invece mi sono reso conto che attraverso la preghiera e attraverso il contatto con Dio, cioè tu godi e gioisci profondamente della vita in tutti i suoi aspetti, e hai anche la capacità di discernere, la capacità di capire dov'è il bene, dov'è il male, cosa che prima non riuscivo assolutamente a capire. In Medjugorje che luogo è? Medjugorje è riduttivo parlare in pochi secondi di Medjugorje. Medjugorje è tutto. Medjugorje è la Palestina dei giorni che stiamo vivendo. Medjugorje è l'ombelico del mondo. Medjugorje è la risposta ai misteri e alle domande dell'umanità nel secolo che ci apprestiamo a vivere, nel millennio che ci apprestiamo a vivere. Medjugorje è quello che probabilmente ha rappresentato la Palestina nell'anno zero, quando è nato Cristo. Medjugorje è l'ancora di salvezza dell'umanità. Medjugorje è l'interpretazione dei nostri problemi, è la risposta alle nostre difficoltà. Medjugorje è una ciambella di salvataggio per l'uomo, è una cosa grande, ecco. È un pezzo di paradiso caduto dal cielo, che si è incastrato lì tra quelle due montagne, e tutta l'umanità sta andando lì. È una cosa immensa, ecco. Cammino dell'umanità, secondo te, verso dove è diretto? No, cioè, quello me lo chiedo anch'io. Se andiamo dove stiamo andando in questo momento, rischiamo il tracollo. Se andiamo dove ci dice Cristo, ci salviamo. I valori cristiani sono quelli che mancano a questa società. I valori cristiani. E le nuove forme di comunicazione possono aiutare questi valori cristiani, oppure possono essere invece un pericolo? No, sono un pericolo se non li utilizziamo alla luce dei valori cristiani. Ma Cristo ha, come aveva bisogno degli apostoli quando camminava per le strade di Cafarna o Betlemme, Nazareth e Gerusalemme, oggi ha bisogno di te, del cameraman, della regia, dei direttori di rete, dei giornalisti, degli opinionisti, ha bisogno di persone che diffondono i valori cristiani, perché noi siamo un'Europa che ha vissuto la sua storia sui valori cristiani. Oggi li stiamo perdendo e purtroppo i risultati si vedono, e quindi dobbiamo recuperare questi valori cristiani. E adesso la rassegna Viareggio Incontri dà spazio alla rubrica dedicata ai libri da amare, ai libri da leggere. Mignottocrazia, la sera andavamo a Ministre, Aliberti Editore. Autore è Paolo Guzzanti, giornalista, scrittore e senatore della Repubblica. Un libro che interpreta gli ultimi 20 anni di storia del nostro paese attraverso il ruolo, la fisionomia e l'immagine delle donne. Preferisco il paradiso, la vita eterna, com'è e come arrivarci, edito da Mondadori. Autore è Pippo Corigliano, portavoce dell'Opus Dei in Italia. E il libro affronta argomenti come la fede, la vita interiore e l'esistenza di un al di là. Era ormai domani, quasi. Edito da Aliberti Editore.
Enrico Vaime, autore, conduttore televisivo, giornalista e scrittore, ne è l'autore. Un romanzo che inizia con il suicidio di un uomo e continua con un delicato dialogo dei sensi e una seduzione fatto di carnalità tenute tra un ragazzo quindicenne e una bella ragazza ventenne. C'era una volta in Italia, in viaggio tra patriotti, briganti e principesse nei giorni dell'unità. Un libro edito da Rai Eri, Sperling e Kupfer, dedicato ai 150 anni dell'Unità d'Italia. Autore è Antonio Caprarica, corrispondente Rai a Londra. Il cielo può attendere, edizioni PM. Il buio della malattia, la luce della fede, per celebrare ancora una volta la bellezza della vita. Autore è Umberto Scapagnini, noto neurofarmacologo, racconta la svolta della sua vita. Profumo di lavanda, Medjugorje, la storia continua, edizioni PM, autore Paolo Brosio, una esperienza ricca di gioia e di amore, di incontri e miracoli che può cambiare radicalmente la visione della vita. Come vedete, alle nostre spalle c'è davvero tantissimo pubblico che sta seguendo con interesse l'intervento di Paolo Brosio. Noi per il momento ci fermiamo qui, l'appuntamento con Viareggio Incontri torna la prossima settimana con un altro tema, un tema veramente interessante perché si parlerà di cultura al femminile, una questione di genere. Questa è la domanda alla quale risponderanno le ospiti di Viareggio Incontri qui sulla terrazza Caffè Il Principino. Con questo è davvero tutto, appuntamento dunque tra 7 giorni. Arrivederci. There's a place in your heart, and I know that it is love, and this place is much brighter than tomorrow, and if you really try, you'll find there's no need to cry, in this place you feel there's no hurt or sorrow, there are ways to get there. If you care enough for the living, make a little space, make a better place, heal the world.